Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Le fiamme gialle di Vibo Valentia stanno svolgendo su tutto il territorio di competenza un'approfondita attività di investigazione e controllo nei confronti di soggetti che mascherano da associazione senza scopo di lucro attività commerciali vere e proprie. Negli ultimi giorni i finanzieri di Vibo Valentia hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un'associazione sportiva operante nel settore del fitness e dello sport dilettantistico, annoveratasi nella categoria degli enti non commerciali al solo fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore, svolgendo invece una vera e propria attività commerciale con la gestione di una palestra. Affinché possano applicarsi le agevolazioni previste per questa categoria di enti, le associazioni devono naturalmente non perseguire uno scopo di lucro, sottomettersi all'obbligo di non distribuire anche indirettamente utili durante la vita dell'associazione, devolvere il patrimonio in caso di scioglimento e basarsi su una effettività del vincolo associativo fra i soci. Prescrizioni queste che non hanno trovato alcuna applicazione nel caso specifico. Le Fiamme Gialle calabresi infatti hanno rilevato che i soci dell'associazione sportiva sottoposta a verifica erano in realtà clienti della stessa, ignari di risultare tali ai fini fiscali, anche per il non aver mai partecipato ad alcuna delle periodiche assemblee societarie e oppure alla nomina dei rappresentanti, e che il titolare figurava come collaboratore dell'associazione percependo compensi per l'attività svolta. Le Fiamme Gialle calabresi hanno poi constatato che l'ente a termine di ciascun anno solare non approvava alcun bilancio o rendiconto economico-finanziario, così come invece prescritto dalle normative vigenti. Pertanto hanno proceduto al disconoscimento dello schermo associativo, riqualificando l'ente vera e propria attività commerciale, con i compensi indebitamente percepiti e qualificati in oltre 450.000 euro che sono stati segnalati al competente ufficio finanziario quale materia imponibile sottratta a tassazione. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Reggio Calabria per il processo Rimborsopoli 2. Nessuno sconto né cambio di rotta della Procura di Reggio Calabria. Dovranno affrontare il processo tutti i politici e portaborse coinvolti nell'inchiesta Rimborsopoli, l'operazione della Guardia di Finanza che ha svelato il sistema delle spese allegre con i fondi destinati ai gruppi politici in Consiglio regionale della Calabria nel corso della 10ª legislatura tra il 2010 e il 2012. La richiesta è stata formalmente ribadita ieri davanti al gruppo di Reggio Calabria Adriana Trapani dal procuratore aggiunto Gaetano Paci, che guida il pool composto dai pubblici ministeri Matteo Centini e Francesco Ponzetta. Nel processo Rimborsopoli 2 sono coinvolti politici di primo piano della recente storia calabrese in Consiglio regionale, tra cui parlamentari, ad oggi in carica ex governatori calabresi, consiglieri regionali con uno scranno nell'attuale consigliatura o dai trascorsi sugli scranni di Palazzo Campanella, portaborse. Nel troncone principale di Rimborsopoli, così definito soltanto perché avviato in anticipo e con le posizioni penali più pesanti nell'ottica dell'accusa, figurano sul banco degli imputati gli ex assessori ai trasporti e infrastrutture Nino De Gaetano e Luigi Fedele. Per loro il processo è già incardinato in tribunale a Reggio Calabria, hanno scelto il rito ordinario e rispondono anche loro, come gli altri 26, della medesima accusa: peculato e falso. Notte rovente a Cosenza e non solo a causa del caldo, in via Cosmai è divampato un incendio che ha recato allarme tra gli abitanti della zona. A Cosenza una violenta esplosione verificatasi alla fine di Viale Cosmai intorno alle 3 della scorsa notte ha svegliato di soprassalto i residenti del quartiere, tenendoli in ansia fino a quando i vigili del fuoco intervenuti sul posto non sono riusciti a domare l'incendio provocato per l'appunto dall'esplosione che alla fine ha coinvolto 3 autovetture. Un incendio che ha rischiato di coinvolgere il vicinissimo rifornimento di benzina e l'altrettanta vicina centrale dell'Enel. Le fiamme sono arrivate all'altezza del primo piano del palazzo adiacente all'esplosione, mettendo a dura prova gli stessi vigili del fuoco che solo dopo 3/4 d'ora circa sono riusciti a spegnerle. Naturalmente gli abitanti del palazzo sono scesi in strada preoccupati e sono rincasati solo dopo il definitivo spegnimento delle fiamme. Insomma, una vera e propria fortuna, oltre che un grande spavento per i residenti della zona, perché se l'incendio avesse raggiunto il vicinissimo rifornimento di benzina e la centrale Enel avrebbe potuto provocare una esplosione di ben altre dimensioni, coinvolgendo le palazzine antistanti. Riecheggia costantemente in questi giorni il rumore del passaggio dei Canadair per spegnere gli incendi che divampano nella provincia di Cosenza. Ancora una volta diversi roghi hanno interessato alcune zone di Rende.
Il grande caldo, come sempre in questo momento dell'anno, genera una problematica grave e dannosa come quella degli incendi. Al di là della tragedia di Bisignano, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un rogo scoppiato nel suo appartamento, l'incendio più grave di questo inizio di settimana in Calabria è probabilmente quello che ancora una volta ha interesse del territorio del comune di Rende. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere un esteso incendio divampato in località San Biagio, in prossimità della zona industriale. Necessario anche l'intervento di un Canadair. Rogo quindi di notevoli dimensioni in una zona poco distante da quella dell'ex legnochimica, interessata due settimane fa da un altro incendio che ha generato grande preoccupazione. Ma al di là di quello di Rende, numerose purtroppo sono state le segnalazioni pervenute al 115 nel territorio del Cosentino. Sempre in provincia di Cosenza, nella zona dell'Alto Tirreno, un altro incendio di notevoli dimensioni è quello che ha interessato una zona compresa fra i comuni di Scalea e Santa Domenica Talao. Il rogo ha raggiunto e danneggiato alcuni tralicci dell'energia elettrica e anche dei ripetitori telefonici. Necessario, ovviamente, anche in questo caso, l'intervento dei vigili del fuoco. Si aggiungono altri 2 chilometri del noto Viale Parco direzione Settimo di Montalto Uffugo. Presente all'inaugurazione anche il primo cittadino di Rende, Marcello Manna. A Rende è stata inaugurata dal sindaco Marcello Manna una porzione di circa 2 chilometri del Viale Parco lato B direzione Settimo di Montalto Uffugo. Si tratta ovviamente di un intervento che riguarda anche la viabilità e l'intervento sulla viabilità in una zona particolare che va assolutamente tenuta in grande considerazione, Coangelo Magdalone. Qui ovviamente sono previsti tanti altri interventi, lo svincolo di Settimo, con tutta una serie di altre opere di viabilità che dovranno essere realizzate. La nuova arteria stradale, una volta completata, rappresenterà un importante strada in grado di migliorare il collegamento verso l'area industriale di Contrada Lecco e l'Università della Calabria. E questo servirà sia per la zona industriale e sia anche per l'Università. Si tratta ovviamente di un collegamento anche con Montalto, devo dire assolutamente di grande interesse questo primo tratto. Io mi auguro di trovare anche i fondi, li abbiamo previsti per il 2017 per l'altra corsia, perché i finanziamenti erano stati dirottati diversamente, quindi faremo in modo da recuperare anche questi e dare alla città un assetto viario che è sempre più richiesto ed è importante. A Catanzaro il Lions Club dona dei macchinari al reparto di pediatria dell'ospedale Pugliese Ciaccio. Nuove attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale di auxologia pediatrica sono state consegnate all'ambulatorio di auxologia della struttura operativa complessa di pediatria ospedaliera dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dal Lions Club Catanzaro Ost. Poi siamo venuti incontro anche a Giuseppe Raiola, che essendo anche un nostro socio ci ha fatto la richiesta di questa attrezzatura da donare all'ambulatorio di pediatria. E siamo stati ben felici di poterlo fare, è una piccola cosa, non vogliamo certo sostituirci all'istituzione, la direzione sicuramente è senz'altro disponibile a queste esigenze, però questo serve più che altro magari a accorciare completamente tutte quelle che sono le procedure burocratiche di acquisto di attrezzature per un ospedale, che sappiamo come funziona. Gare, quindi lungaggine eccetera eccetera, e quindi siamo stati ben felici di dare queste attrezzature che ci ha richiesto il nostro socio Raiola. Il nostro motto lo sanno tutti, e dove c'è bisogno c'è un Lions. L'auxologia è quella scienza che studia la crescita del bambino, quindi ci permette non solo di diagnosticare eventuali problematiche della crescita, ma ci permette anche di monitorare quei bambini con patologie croniche. Voi sapete che proprio grazie al miglioramento delle terapie oggi assistiamo sempre più a bambini con malattie mortali che oggi sopravvivono. E se prima la problematica era farli sopravvivere, oggi è farli crescere, e farli crescere oltretutto vuol dire anche farli crescere in maniera sana, perché una crescita corretta vuol dire che è un bambino che in pratica è curato bene.
Quindi che cosa dire? Grazie ancora al Lions Host che da sempre dice, è pronto a recepire ogni nostra richiesta e a soddisfarla. Oggi è l'ulteriore testimonianza del rapporto stretto che lega l'azienda ospedaliera Pugliese Church con le associazioni come il Lions, Rotary o altre associazioni di servizio. Rapporto che è iniziato da molto tempo, che si è rinforzato, penso per esempio all'ultimo evento organizzato sulla rete delle malattie rare, che prosegue con la donazione di queste attrezzature che vanno a potenziare un'area importante del Dipartimento Materno-Infantile, che è l'attività di acusologia che pone il Dipartimento Materno-Infantile, l'unità operativa di pediatria diretta dal dottore Raiola, all'avanguardia nell'area regionale. Cambiamo nuovamente argomento. La Calabria è presente al Summer Fancy Food di New York. Prosegue e si conferma anche con la partecipazione alla Summer Fancy Food di New York l'impegno ed il successo della rete Calabria di Gusto nelle attività di promozione ed internazionalizzazione delle eccellenze agroalimentari calabresi. Fancy Food è il più grande evento commerciale dedicato alle specialità culinarie e alimentari negli Stati Uniti, che da anni pone New York al centro del mondo. Tenutosi da domenica 25 a martedì 27 giugno al Javits Center, il Summer Fancy Food Show 2017 è stata la vetrina delle eccellenze italiane e, grazie alla rete, anche quelle di Calabria di Gusto, dove incontrare il mercato americano. Un mercato in crescita e che necessita di crescere ancora, specialmente nel sud, dove i dati presentati fanno ben sperare per un aumento delle importazioni. A comporre la delegazione, insieme al presidente di Confindustria Vibo Valentia, Rocco Colacchio, per la Colacchio Food SRL, i rappresentanti delle società Attinà e Forti, Artibel, Distilleria Fratelli Caffo, Dolciaria Monardo, Oleificio Gabbro e della Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.P.A. Molto apprezzato il sostegno della Regione Calabria, concretizzato dallo scrupoloso lavoro dell'avvocata Gina Aquino, che ha reso possibile la partecipazione delle imprese calabresi a questo importante appuntamento internazionale. A Pizzo Calabro, in provincia di Vibo Valentia, è terminata la kermesse sportiva Ginnastichiamo. Un centinaio di super adulti, molti dei quali provenienti da Roma, hanno preso parte a Pizzo ai tornei e alle sessioni di fitness che hanno chiuso la prima edizione di Ginnastichiamo, che per circa 4 mesi ha impegnato i 70 iscritti napitini. Uno successo, per certi versi clamoroso per il numero di partecipanti, che hanno sposato uno stile di vita più sano e scoperto i benefici di un'attività ginnica costante, accessibile gratuitamente e controllata da esperti. Il fatto poi di poter ospitare anziani provenienti da altre regioni ha permesso anche una presenza numerosa e con ricadute positive anche sull'indotto turistico. Questa finale nella piazza di Pizzo poi ha rappresentato un momento di aggregazione e sano agonismo che ha letteralmente entusiasmato. È una partita che si gioca all'ultimo minuto. Sì, all'ultimo minuto, speriamo che vinciamo. I pizzitani. Pizzitani con? Pizzitani, napitini. Come sta andando? Beh, insomma, così e così. Speriamo che facciamo un altro gol e così pareggiamo. Siamo alla fine di una... Sì, sì, l'ultimo minuto. Sì, speriamo che vinco. Una partita tiratissima. Tiratissima, ci abbiamo messa tutta, ci siamo divertiti da morire e quindi siamo contenti, siamo molto contenti. Questa giornata arriva a conclusione di un percorso che avete fatto. Sì. Sì, abbiamo iniziato a febbraio ed è stato un grande successo. Io lo sapevo perché, lavorando già a Roma con loro, il mio sogno era portarlo qua. Ci sono riuscita, Gianluca Callipo ha creduto in me, ha creduto nel progetto e spero che a settembre rinizi, perché ci sono tante persone in lista che si vogliono iscrivere. Ma il primo grande successo è stato vedere il loro sorriso, quindi vedere cambiare proprio le persone da quando è iniziato ad ora, vederli sorridere e gioire di questi giochi che fanno e di questa ginnastica. C'è poco altro da aggiungere. Poi questo splendido scenario per concludere questo percorso. Sì, sì, e loro, quelli di Roma, stanno facendo una settimana sportiva da Mantea e sono venuti a trovarci e noi abbiamo fatto la nostra chiusura del progetto momentaneamente, perché poi continuerà. E anche per questa seconda edizione di Calabria News 24 in forma è tutto. Io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi.